Quarta settimana del periodo pasquale, venerdì. Periodo pasquale e nello Spirito Santo, in questo tempo che ci prepara alla Pentecoste, che noi possiamo comprendere di più il mistero della Santa Pasqua. È un cammino liturgico. Certo, attraverso la Chiesa, ma è anche un cammino storico, come ce lo dimostrano oggi alcuni grandi missionari, come Paolo, che nella sinagoga di Antiochia di Pisidia parla agli ebrei e ai timorati di Dio: voi stirpe di Abramo, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Pasqua. Allora è un cammino geografico, secondo i missionari, secondo i popoli, lungo i secoli, con Paolo e tutti i santi che hanno vissuto la Pasqua, quasi d'anticipo per noi. Il cuore della Pasqua è tutta nella risurrezione del Signore. E San Paolo lo ripete, ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed è apparso per molti giorni e questi che lo hanno visto sono i testimoni davanti a tutto il popolo. E San Paolo aggiunge, come testimone, noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata. Dio l'ha compiuta, perché ha risuscitato Gesù, come sta scritto nel Salmo 2, mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. Pasqua. Annunciata dalla profezia di tutti i profeti. Pasqua significa entrare nel Figlio risorto. Pasqua è per la gioia più profonda. Lo dice Gesù durante l'ultima cena agli Apostoli. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede, fede in Dio, fede anche in me. Vado a prepararvi un posto e poi ritornerò e vi prenderò con me. Perché siate dove io sono. Un apostolo, Tommaso, gli fa la domanda, forse come l'avremmo fatta tutti noi. Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Pasqua è cammino in Gesù. Gesù via, Gesù verità, Gesù vita nostra. Pasqua, passaggio in Gesù verso il Padre per sempre nell'abbraccio trinitario e Pasqua. Maria è la via materna e pasquale in Gesù risorto.